Anch'io aderito alla campagna Leggo a casa per Montesarchio Responsabile e ho scelto di condividere con voi la lettura di Oro e Nero tratto dall'antologia Un giorno per la memoria. Non voglio e non mi piace dire che sei morto, ma che ti hanno tolto la vita, perché questa è la verità. Non sei morto, almeno non era terminata la tua vita, perché non aveva ancora compiuto il suo triciclo, o forse sì. Talvolta mi piace immaginarti a disegnare, a creare mille più bozze per fare sempre meglio, perché un tatuaggio è per sempre ed è importante che l'artista sia bravo, ma soprattutto scrupoloso, onesto, leale. Un tatuaggio ti identifica, può dire agli altri chi sei e insieme identifica il tatuatore. Tu sei alto, il fisico scolpito dallo sport, quello disciplinato che insegna ad alimentarsi e rispettare gli altri, mentre la forza resta silente, sotto la pelle e i muscoli. Gli occhi azzurri, trasparenti, aperti sul mondo, sempre una venatura di dolce tristezza che li attraversa e accompagna ogni tuo candido e splendido sorriso che dedichi a chi ami e a quello che ami. La passione per la pesca, le arti marziali, il kickboxing, il tuo cane Hermes, un dogo argentino, tua madre e le tue sorelle, Palma e Susi, la più piccola, ma anche la più vicina a te. E il disegno. Nunzia, tua madre, una donna forte che ha sempre avuto ansia per quel figlio bello che fin da bambino disegna teschi e mostri alati su carta e che oggi, uomo, incide sulle pelle di chi, stimandoti, è disposto anche a fare file e attendere giorni pur di sedere su quella poltrona, nel tuo studio di Casavatore, alle porte di Napoli. La tua tenacia e la tua volontà ti hanno permesso di realizzarlo. Il tuo sogno di bambino, l'amore per il disegno in una professione, il tatuatore. La tua vita è adrenalina pura, quella che trasforma gli uomini in supereroi, ma nel passaggio centrale, se non sorretti, li rende ribelli, inquieti, arrabbiati con il mondo intero. Tu sei stato anche questo, ti sei stato imposto, non voluto. La vita ti ha voluto regalare un padre manesco, di quelli che non dovrebbero mai conoscere figli così belli dentro e fuori. Il tuo è stato manesco e non solo. Il tuo ha dato dolore e vergogna a tutti voi e nessuno ha teso la mano, neanche quelli che vengono definiti sangue del tuo sangue. Gli anni in collegio con tua sorella Palma non ti hanno scalfito fuori, ma hanno lacerato l'anima che hai dovuto ricucire mettendo insieme tutti i brandelli che si erano aperti nel tuo torace, lì dove batte il cuore, il tuo. Ed è difficile vederti libero in abbraccio nei sentimenti, ma dietro a quella cortina di ferro che hai alzato c'è il caleidoscopio dei colori della tua essenza. Oro e nero, colori, i tuoi essenziali regali, come sei tu. Tanto la sfera emozionale è sotto tutela, la paura della sofferenza passata, delle violenze subite sono sempre lì, di fianco. Quelle paure non ti abbandonano mai, quelle ferite non si sono mai rimarginate e ancora a volte c'è sale che le riapre. Anche oggi che hai 31 anni, che sei uomo, che sei amato nella vita e nella tua professione, sei felice perché hai una compagna, perché il lavoro in proprio va bene, perché tra un po' accompagnerai all'altare al tuo braccio tua sorella Susi. Una vita normale. Ma sei anche invidiato. Ora però sono costretta a socchiudere gli occhi e a trattenere il respiro, come si usa fare quando si saluta l'avversario prima dei combattimenti e dopo nelle arti marziali. Ma io devo farlo perché ogni volta che ricordo ciò che ti hanno fatto, mi sento anch'io un po' responsabile. Oro e nero, l'insegna del tuo negozio ha questi colori che si accarezzano in sfondo e nome. Zendark Tattoo. Tu, Gianluca Cimminiello, hai scelto i colori e il carattere da usare. Tu sei quello che non si stanca mai, che alterna il lavoro con la pesca, la palestra e le passeggiate con Hermes, quando non resti a casa a dormire per ore. Che poi è tua madre che ti sveglia perché devi mangiare. Magari qualche volta ci litighi, anche perché sei sempre a dieta. Ma il tuo litigio, il vostro litigio, dura poco. La dieta no. Adesso però devo ricordare che per una foto su un social non sei più qui. Che una foto con il calciatore Lavezzi, all'epoca che giocava con il Napoli, modificata per gioco e postata su Facebook, ha scatenato l'invidia di un altro tatuatore. Messaggi offensivi e inutili, che portano la volontà di vedersi e parlarne da vicino. Ma non è l'altro tatuatore, né sono amici quei tre che si presenteranno nel tuo studio. Gli amici non portano coltelli, gli amici, se non appartieni al sistema, difficilmente saranno imparentati con il boss Cesare Pagano, meglio noto come Cesarino. Capo dei cosiddetti scissionisti. Gli amici non ti aggrediscono,
Perché sono amici e magari sanno che sei un campione di arti marziali. Dagli amici non hai bisogno di difenderti al punto tale che gli devi fratturare una mascella solo per difenderti. Soprattutto gli amici non vorrebbero mai toglierti la vita, né ritornano nel ruolo di clienti e con l'inganno ti portano fuori per spararti alle spalle. Un primo proiettile che entra nel braccio tracciando un solco unico nei tuoi polmoni e termina la sua fulminea corsa nella costola. Sei riuscita a entrare nel negozio, un secondo proiettile ti ha preso sempre di spalle alla gamba, solo allora ti sei accasciato sul pavimento. Oro e nero, colori come in un negativo di una foto in bianco e nero. Chissà cosa avrai pensato, quali pensieri che avranno attraversato la tua mente. Tu che eri riuscito a scrollarti di dosso l'etichetta del ragazzo nato nel rione Berlingieri. Tu che eri sempre attento alla salute e al tuo aspetto, tu che eri riuscito a mettere nel posto più profondo e nascosto della tua anima tutto il male subito. Tu Gianluca, ti sei visto. Sono certa che ti sei visto e avrai visto tutta la tua vita, anche ricordi che non potevi ricordare, ma che ti erano stati raccontati. Guarda la Nunzia, tua madre. Quando si ricovera preoccupata per questo figlio tanto atteso, ma che non vuole nascere, che sembra che non gliene freghi nulla, che sono già trascorsi 9 mesi, e ti impongono di venire fuori, devi aprire i polmoni e inalare aria, respirare, devi vivere. Ed è sempre Nunzia che è costretta a tagliare i piedini di tutte le tutine che ti ha comprato, perché sei un piccolo torello e anche se sei nato da poche ore sembri un neonato di 3 mesi, tanto sei grande, gli occhi aperti alla vita. Sei stato sempre grande, anche da piccolo, anche a sopportare le cose che non avresti dovuto sentire, vedere, provare. Oro e nero. Anche tu hai una pistola, ma la tua spara inchiostro, dolce angelo dagli occhi azzurri e malinconici. Colori e immagini, le fate, le carpe, gli elfi, tesche e i nomi, quelli che sono per sempre, come si dice. Finché morte non ci separi, la pelle resta con noi fino alla fine. È quella dell'ultima carezza, dei baci e dell'amore. La pelle che porta i disegni, quelli belli come i tuoi sono rari e difficili da fare. La pelle è quella che dall'odore ti identifica. Tua madre riesce a distinguere il tuo odore da quello delle tue sorelle, semplicemente affondando il viso in una maglietta arrotolata. Le madri sono quelle che sentono tutto. Dicono che esiste l'odore della morte. Io il puzzo della morte lo sento addosso a quei vivi che ti hanno strappato la vita. Io ti ho percepito prima ad alta voce, da quella di chi ha saputo raccontare e quando è servito per darti giustizia, non ha avuto nessuna esitazione a dire, a riconoscere, anche se poi la vita ha dovuto prendere tutt'altro percorso e nome, fare il proprio dovere per il diritto della verità. Poi ti ho visto con gli occhi di Nunzia, di Palma e con quelli di Susi, che talvolta sono trasalita a guardarla, tanto vi somigliate. Oro e nero. Poi un giorno sei venuto nei miei sogni ed era tutto talmente chiaro e bello da sembrare vero. Ed è te e da te che ho ascoltato. Un giorno da lontano ti ho donato una lieve carezza sulla pelle profumata, chiedendo di scusa per non essere stata attenta. Ti ho chiesto scusa, Gianluca, tra le lacrime e un sorriso. Tu e la tua pelle siete due eroi di vita, per sempre. Per Gianluca Ciminiello, perché per me ogni giorno è un giorno per la memoria. Ed è importante non dimenticare mai.